tutto, è venuto a ritrovarci Mahmood. Ciao, buonasera, ciao Ale. Buonasera, ciao, come va? Bene ragazzi, sempre meglio devo dire, posso dire. Ma io ti volevo chiedere una cosa, ma la Lisa è lì oppure... La Lisa? Come si chiama di cognome? Jarvis? Ah, la Lisa Jarvis, oddio, no. Ma perché mi stai chiedendo? Perché è lei che ha lavorato con te sui tuoi abiti. Certo ragazzi, diciamolo, Lisa Jarvis è la mia stylist internazionale, di altissimi livelli. Cioè, no, ma poi tra l'altro è pure simpaticissima, ragazzi, ma sapete che parla pure giapponese, cioè io sono sempre scioccato. Ma scusami, lei dove abita in Italia? Lei è del South Carolina, però diciamo vive a New York e ogni tanto viene in Italia, ecco. E come... per vestirti. No, ma lei lavora tanto. Io l'avevo conosciuta a uno shooting a Londra, che ho fatto con Jack Brigland, no? Lo shooting dei pancake tutto rosa. E poi a un altro shooting che abbiamo fatto un mese fa, l'ho rincontrata, che c'era lei sul servizio fotografico, e da lì gli ho detto: ma senti zia, spacchi, vieni con me a Sanremo, no? E lei super presa bene, sure, yes. Ma ragazzi, ma lei è proprio simpaticissima. Sì, e poi dice che mi ha fatto piacere, cioè, leggere che lei ha detto che avete una grande empatia e che siete stati d'accordo nel coltivare il bambino gotico che è dentro di te, no? Ma lei ha detto così? Sì. Oddio, ma dove l'ha detto? L'ha detto... guarda, sto guardando una sua intervista su Vogue. No, ma sto male, ha ragione, ragazzi, perché dovete sapere che lei si veste solo di nero, no? E praticamente mi ha contagiato, perché se fosse per me, anch'io mi vestirei di nero tutti i giorni, perché il nero, diciamo, non so, è uno dei miei colori preferiti. Sì. Mm-hmm. E quindi praticamente... da tutta cosa siamo a tutta darkness, trovo totale, ma io la amo tanto per questo. Senti, sai a che ora uscirai stasera? Mi hanno detto che Gali è l'undicesimo, ragazzi. Vabbè, ti diamo l'orario definitivo. Allora, ti presento intanto un altro nostro... Ciao Gabri. Okay. Allora, diamogli una notizia, così si fa i fatti suoi e si prepara. Mezzanotte e 13 per la precisione. 003. Yes. Presenta Gali questa sera. Gali. No, ragazzi, devo farmi un bel power nap prima di questa cosa. Guarda, che te ne do un'altra se non ti vuoi distrarre. Alle 22, per tutti gli amanti di Eros Ramazzotti, Eros canterà alle ore 22 precise. Ok. Ah, Eros lo voglio vedere. Vedi. Io tra l'altro conosco la figlia Aurora, perché poi ci alleniamo insieme, abbiamo lo stesso personal, no Paolo? Però no, Eros ci sta, voglio vedere. Mahmood, una domanda secca. Dai. Chi vince Sanremo? Silenzio. Sanremo lo vince. Ah, finalmente qualcuno. Secondo. Te lo sto dicendo, Te lo sto dicendo. Dillo. Non lo dici. Abbiamo perso la linea perché Mahmood è entrato in galleria. Stai guidando, Ale? Ale, stai guidando? Sì. La che lo vince. Aspetta. Chi vince? Okay. Ma è internet? Ma l'avete sentito? No, è una domanda volte, che fa paura. Non lo so perché. È perché ogni tanto sparisce la connessione. Esatto. Qua lo vince. Poi... Qui non prende. È sempre nel traforo di Monte Bianco. È la galleria, raga. C'è la galleria. Mettiamo tutta gold che è meglio. Mettiamo tutta gold che è meglio, Mahmood. Stavamo parlando in modo privato e adesso torniamo in onda perché stavamo cazzeggiando con... abbiamo fatto i complimenti per i look. Esatto, anche per la barba che ha deciso di tagliarsi, bello. Ha vinto la Nico. Perché io ho suggerito di togliere la barba, molto. Tu pensi che io non ti ascolti, ma io ti ascolto sempre. Che tu mi ascolti sempre, anch'io ascolto sempre te. Gabri, cosa c'è? Che tra un po' c'è Terra Promessa, quindi salutiamo. Va bene. Allora, Ale, grazie mille, torna quando vuoi. Grazie mille, ragazzi. Torna quando vuoi. Ci rivedremo molto presto, me lo sento proprio. Sì, passa. Un bacione. Ciao, grazie mille, Mahmood. Grazie. Ciao.